parte da qui all'ingresso di Villa Cantù e segue le indicazioni per la panchina. Ecco di Villa Cantù. Che bello qua. C'è l'indicazione là, a sinistra. Guardate la panchina, va. Finalmente. Cioè, finalmente. 10 minuti, dai. Sì, 5 minuti. È proprio una passeggiata per famiglie. Bella. Le salta su. Non c'è un appoggino. Non so. Bel panorama. E allora Barbara, cosa ne pensa di questa passeggiata alla panchina azzurra gigante di Rovato? Direi che la passeggiata più breve e più semplice che io abbia fatto, perché dal parcheggio sono esattamente 5 minuti forse di camminata per arrivare alla panchina, quindi si parcheggia la macchina e si arriva qui tranquillamente, si può venire anche con i bambini piccolissimi che hanno 5 minuti di camminata e poi si sta qua. Durante il tragitto ci sono anche dei tavoli con delle panche per chi vuole portarsi dietro un picnic. Quindi è una gita per bambini. Una gita pomeridiana, come stiamo facendo noi. Esatto. Tutti. Per bambini, per famiglie con passeggini anche. Anche, sì, perché intanto la strada è bella larga, puoi portarti anche il passeggino. Ciao Mandy! Arriva presto sabato, eh. Venite la panchina gigante di Rovato, ma non come turisti, ma come ospiti.